Nuova tappa del Tour de France, del Giro della Francia nella storia del cinema, la quinta per la precisione, dedicata a quello che non solo è forse uno dei più grandi, sicuramente uno dei più grandi registi francesi di tutti i tempi, ma è uno dei più grandi registi dell'intera storia del cinema, uno che ha veramente ideato, creato un nuovo modo di riprendere il cinema, di riprendere l'essere umano e di riflettere sull'essere umano e sul mistero soprannaturale, in qualche modo, dell'essere umano. Chi era Robert Bresson? Robert Bresson nasce a Bromont-la-Motte il 25 settembre del 1907 e muore a Parigi il 18 dicembre del 1999. In carriera è stato premiatissimo, uno dei registi più premiati della storia del cinema, 4 premi al Festival di Berlino, alla Berlinale, 7 premi a Cannes e 10 premi alla Mostra del Cinema di Venezia. Vita tranquilla, tutta all'insegna dell'arte e del cinema. Più o meno studi classici e umanisti, insomma, si diploma, si laurea in lettere e filosofia, si interessa di pittura e di fotografia, ma già subito si appassiona al cinema. Nel 1934 gira un mediometraggio, Les Affaires Publiques, una sorta di, lui lo definisce burlesque, come dire, un film buffo su un presunto, su un immaginario dittatore, film che viene ritenuto perduto e verrà poi ritrovato a metà degli anni 80. E conservato alla Cinémathèque a Parigi. Durante la guerra, diventa prigioniero di guerra per un anno e poi viene liberato, ritorna a lavorare nel cinema e nel 1943, sotto la Francia occupata dai nazisti della Repubblica di Vichy, dirige il suo primo film, La Conversa di Belfort. I motivi per cui il cinema di Bresson credo che sia fondamentale per chiunque ami il cinema, e quindi è fondamentale, a maggior ragione, nella storia del cinema, sono un intrico inestricabile veramente tra forma e contenuto. Il contenuto è quello che appare subito agli occhi, ovvero una riflessione sull'essere umano di profonda empatia, di profonda compassione, perlomeno nella prima parte della sua carriera. Il cristianesimo di Bresson è un cristianesimo determinista, un cristianesimo di stampo giansenista per chi ha studiato, ovvero l'uomo è determinato al male, al peccato, alla corruzione. E su questa teoria religiosa estremamente pessimista, Bresson costruisce tutta la sua riflessione sull'essere umano e quindi, a maggior ragione, sulla società. Un uomo che è votato alla disperazione, un uomo che non può che essere solo e vinto dalle forze del male. Un uomo attorno a cui la società non può che rispondere come una somma di tutti i peccati, come una somma di tutte le corruzioni. E questo pessimismo è sempre più evidente nel corso degli anni, nel corso della carriera di Bresson. La disperata condizione umana e la solitudine di tutti i personaggi del cinema di Bresson nel corso del tempo va sempre più esacerbandosi e allo stesso tempo l'empatia, la compassione con cui il regista riprende i suoi personaggi è sempre più rarefatta e va a sparire quasi l'essere umano e resta solo il peccato, resta solo il male. Questo profondissimo pessimismo, questa descrizione mai così lucida e agghiacciante del male di vivere del Novecento, che insomma è come dire il simbolo dell'arte del Novecento, verrà raccontata da Bresson con una precisione e una profondità di stile incredibile. Ecco, analizzando i suoi film si nota come lo stile, la scelta di ogni elemento dell'inquadratura a dare la profondità, a svelare il mistero che Bresson va raccontando scena dopo scena, film dopo film. Uno stile in cui poco a poco tutto diventa essenziale, tutto diventa puro. Nell'inquadratura ci sono solo i minimi elementi che servono a comunicare il senso di una scena. Non ci sono orpelli drammaturgici, stilistici, visivi. Niente di quello che lo spettatore vede serve a comunicare l'emozione. È lo spettatore che, interpretando e guardando e capendo cosa significa quell'inquadratura? Cosa significano quelle scene, quei personaggi? Ha l'emozione e ha anche il senso, il valore filmico
di ciò che sta vedendo. È un rigore via via sempre più ascetico, un rigore che diventa quasi trasparenza, ma una trasparenza che non comunica immediatamente, una trasparenza su cui si fonda il mistero del cinema di Bresson, che è un mistero di grandissima bellezza estetica e intellettuale allo stesso tempo. I movimenti di macchina sono funzionali non al racconto e non all'esperienza estetica dello spettatore, sono funzionali al significato profondo, che molto spesso è poeticamente dietro quello che si vede, dietro l'apparenza del racconto, sono legati a ciò che sta succedendo. Ci sono dei film in cui le inquadrature sono lunghe e fisse, e invece film in cui il montaggio è quasi frenetico. Penso a un film come Pickpocket, che ha una serie di movimenti di macchina elegantissimi, coreografati quasi in maniera scorsesiana, se mi si concede il termine, e non è un termine del tutto folle, visto che Scorsese più volte ammetterà che Pickpocket è uno dei film che lo ha formato come regista nello sguardo, e invece film in cui c'è quasi appunto una ieraticità incredibile. Penso al Diario di un curato di campagna, che infatti sarà proprio uno dei centri della riflessione teorica di un critico come André Bazin sul cinema di Bresson, in cui alla fine, togliendo tutto e lasciando solo l'essenziale, si toglie il cinema e resta la parola. Ecco, il cinema di Bresson si fonda sulle parole non sulle parole del dialogo, anche, non sempre, sulle parole scritte, non semplicemente sui racconti e sui romanzi da cui vengono tratte, ma proprio sull'evidenza della parola, sul significato visivo, artistico, estetico della parola. Nel Diario di un curato di campagna il diario viene proprio ripreso come fosse un paesaggio, come fosse un personaggio, ma questa sarà una costante del cinema di Bresson. E mentre, come dire, gli elementi che sono all'interno dell'inquadratura e le inquadrature stesse, per durata, per composizione, per movimento, per ritmo, saranno sempre più tese a cercare la purezza del cinema, così anche tutti gli elementi che compongono un film saranno sempre più essenziali, rigorosi, quasi inintellegibili in un certo senso. Penso a dei film ostici in qualche modo, come Lancillotto e Ginevra, oppure Quattro notti di un sognatore, e che pure hanno in quella precisione, in quella chiarezza esplicativa, la loro potenza. Un altro elemento fondamentale del cinema di Bresson è l'utilizzo degli attori, un utilizzo antinaturalistico, il che non vuol dire irrealistico, come antinaturalista è quasi tutto il suo cinema, soprattutto dagli anni 60 in poi, dove per antinaturalismo non significa surrealtà, significa non replicare il naturalismo del cinema tradizionale, in cui tutto deve sembrare naturale, in cui gli attori, la regia, le immagini devono sforzarsi di riprodurre la vita e la realtà. Ma il cinema, soprattutto attraverso gli attori, deve sforzarsi di comunicare qualcosa, è lo spettatore che deve essere completamente avvolto dal cinema. Per questo l'attore non deve recitare in maniera naturale, ma deve smettere di recitare, deve semplicemente essere il tramite tra ciò che vuole dire il regista e ciò che lo spettatore prova. Attraverso quel tramite, attraverso le sue azioni, le sue parole, lo spettatore deve capire e non semplicemente registrare un'emozione, uno stato d'animo, una sensazione. In questo senso viene anche utilizzata la musica, che è quasi sempre musica classica, anzi a maggior ragione quasi sempre musica sacra, che Bresson non utilizza mai per suggerire un'emozione, per comunicare, ma per inquadrare come un'ulteriore macchina da presa l'immagine, la scena, la sequenza. Quelle musiche, quelle composizioni servono a dare ancor più rigore, ancor più trasparenza, ancor più bellezza in senso cristologico, tra virgolette, anche qui, alle immagini, alle inquadrature. Anche qui c'è un rigore, un'economia in cui le note precise, determinati passaggi all'interno di composizioni più ampie, servono semplicemente a portare quell'immagine o quella scena a un livello superiore di comunicazione e anche di trascendenza. È un cinema che vuole superare dal punto di vista spirituale e poetico il racconto e l'immagine come superfici,
per entrare attraverso il lavoro dello spettatore, il lavoro che lo spettatore fa su quelle immagini, su quelle superfici, per entrare nello spirito. E incredibilmente, proprio come un compositore, è anche il lavoro che fa sulla struttura narrativa, soprattutto sui finali. Ecco, forse Bresson è il più grande regista di finali nella storia del cinema. Tutti o quasi i film di Bresson hanno dei finali memorabili, incredibili, che condensano tutto il senso narrativo, spirituale e anche cinematografico del proprio film e lo comunicano in maniera dirompente allo spettatore. Penso ha il finale più bello tra tutti i finali di Bresson, quello di Mouchette, in cui l'apparente gioco della bambina che si rotola sul prato diventa anche il suicidio liberatorio, un'altra testimonianza del profondo pessimismo bressoniano. Come dicevo, un pessimismo che continua lungo tutta la sua carriera e che è sempre più aspro, ma allo stesso tempo sempre più lucido, mai cinico, che dopo il suo ultimo film, L'Argent, lo porterà a una vecchiaia relativamente serena, in cui l'unico cruccio sarà quello di non riuscire a realizzare più film. Già L'Argent venne realizzato con un contributo straordinario del Ministero della Cultura francese, proprio perché nessuno voleva produrlo, voleva finanziarlo, e che avrà appunto il cruccio della mancanza della realizzazione del film sulla Genesi, tratto dalla Bibbia. È un regista di enorme complessità, Robert Bresson, ed è per questo che è ancora più importante, se siete interessati, andare sotto nell'info box in descrizione a leggere i libri che consiglio su di lui, perché è un regista di come dire, con il minimo indispensabile dire tutto. E nel selezionare i tre film ho dovuto lasciare due film bellissimi, due grandi film che comunque vi segnalo, ovvero due dei più famosi film di Bresson, ovvero O Hasard, Baltasar e Mouchette. I tre film quindi per me più belli di Robert Bresson sono: il primo è forse il capolavoro assoluto, almeno a mio avviso, di questo regista. 1956, un condannato a morte è fuggito. Il film ispirato in qualche modo alla prigionia in tempo di guerra di Bresson, film che racconta il tentativo di evasione di un uomo che è fatto prigioniero dai nazisti in Francia e che racconta con uno dei più alti esempi della capacità stilistica e comunicativa e registica di Bresson. Un film fatto di suoni, rumori, immagini, di un montaggio serrato ma allo stesso tempo rigoroso e austero. Un film che racconta il rapporto tra l'assoluto e l'uomo, tra la libertà e l'oppressione in senso del tutto spirituale, e che anche qui, come dicevo prima, arriva a un finale incredibile in cui, senza una parola, solo con rumori e immagini in lontananza, si racconta veramente qual è il senso della libertà, cosa significa la libertà per un essere umano. Un capolavoro straordinario, un capolavoro che ha ispirato generazioni di registi, tra cui uno di cui ho parlato qualche tempo fa, ovvero Jacques Becker nel film Il Buco. 1959, Pickpocket, Diario di un ladro. È un film che all'apparenza è completamente diverso, perché se finora Bresson aveva realizzato dei film rigorosi, fatti quasi solo di piani fissi, quasi solo di lunghe inquadrature, quasi dei piani sequenza, questo è un film che, giustamente, essendo essenziale, essendo funzionale alla comunicazione del senso e della concezione del film, è un film invece fatto di ritmo, fatto di movimenti di macchina che sembrano, come dicevo prima, quasi balletti, di coreografie che rendono un montaggio interno e anche un montaggio proprio cinematografico incredibile. La storia di un uomo che decide semplicemente per attrazione estetica di diventare uno scippatore, e attraverso questo però riflettere sulla condizione dell'essere umano nel mondo moderno, dove il male, più che il male, dove il peccato, dove la corruzione sono tutti intorno a noi, ed è difficilissimo ed è impossibile non esserne coinvolti, dove pian piano, come nell'evoluzione del cinema di Bresson, la grazia di Dio, la compassione, la possibilità di redenzione scompaiono e resta solo l'abilità nel proprio lavoro, resta solo il poter contare su se stessi. Un film travolgente, anche per paradosso, anche se sempre più austero, sempre più rigoroso.
E la somma dell'austerità e del rigore, secondo me, Bresson la raggiunge proprio con il suo ultimo film, che è un film straordinario, L'Argent, 1983. Qui Bresson parte da una banconota da 500 franchi falsa, e raccontando il percorso che fa questa banconota, racconta anche l'impossibilità dell'innocenza nel mondo contemporaneo, che è un mondo dominato dal denaro come unico dio. Racconta il calvario di un uomo che entra in possesso di questa banconota falsa e che ne verrà giudicato colpevole. Da qui tutta una serie di disavventure che Bresson racconta con un ritmo narrativo vertiginoso, con una radicalità di sguardo e di messa in scena che lo fanno appunto trascendere dal dato realistico e lo fanno diventare pura coreografia, non solo delle immagini ma dei contenuti. Se il cinema di Bresson perde del tutto le caratteristiche umane, non ci sono più le figure intere che c'erano nei primi film, nel corso degli anni andrà sempre più concentrandosi sulla parte superiore o inferiore del corpo. Un film come L'Ancilotto e Ginevra sarà quasi solamente composto di inquadrature di gambe e di piedi, qui si concentra quasi solo sulle mani, su quelle mani che toccano il denaro e su quelle mani però che colpiscono, che commettono reati. Un film talmente radicale da essere quasi incredibile, da essere quasi alieno, sovrumano, ecco. Mentre la compassione, mentre la consapevolezza di Dio e quindi dell'essere umano spariscono nel suo cinema, il suo cinema, la forma, lo stile hanno una componente, hanno una potenza, hanno una visionarietà quasi divina. Io spero di avervi incuriosito se non conoscevate Bresson, se lo conoscevate spero di aver reso merito a questo assoluto maestro, assoluto genio della storia del cinema, e spero che questi film li andate a vedere subito o cliccando sul link di YouTube se sono su YouTube, oppure cliccando sotto per poterli vedere legalmente. Vi ringrazio per la pazienza, per l'attenzione. Ditemi quello che ne pensate di questo video, dei film di Bresson, dei tre film che ho consigliato, se ci sono altre cose che vorreste dire su questo maestro, ovviamente sotto nei commenti. Io vi do appuntamento al prossimo video, alla prossima tappa del Tour de France, con un regista molto spesso sottovalutato ma che ha aperto la strada al cinema moderno in Francia e alla Nouvelle Vague, ovvero Louis Malle. Nel frattempo, se vi va, iscrivetevi al canale, andate sul blog per leggere le recensioni e i contributi di varia natura, oppure vedetevi il video precedente o la playlist. Ciao a tutti!